consueto giorno dedicato alle Proloco d'Italia e gli ospiti che sono con noi oggi sono venuti a trovarci da molto lontano, dalla provincia di Pordenone, esattamente da Cimolais. Sono tanti, ci faranno un racconto davvero corale di quello che è la storia della loro terra, le loro tradizioni, la loro cultura. E allora io vorrei cominciare subito con Rosina Morossi, che è una sedonera, la vedete lì con quella gerla. Rosina, che stai facendo con la gerla? Sì, dunque, io sto preparandomi il cesto per andare a vendere poi porta a porta la mia mercanzia. Ecco, Rosina, tu sei sedonera. Sedonera erano le donne che andavano a vendere gli utensili di legno, vero? Esatto, sì. Utensili che facevano gli uomini durante l'inverno. Ecco, state vedendo Luigi De Giusti, artigiano del legno, di un'abilità straordinaria. Adesso lo seguiremo nel suo lavoro. Lui in pochissimi minuti ci farà un mestolo. Di quelli piccoli, Luigi, vero che è più difficile? Più difficile. Ecco, non ti voglio far parlare mentre lavori perché mi fa paura vederti con le mani con quell'accetta. Intanto, Teresa Lucchini è cuoca, vicino a me. Ciao Teresa. Ciao. Quanto sei bella, non smetto mai di dirtelo. Queste donne di Cimolais sostenevano l'economia della famiglia, certo, le donne, vero? Certo. Andavano appunto a vendere i mestoli e varie cose di legno e intanto gli uomini si stavano a casa o andavano nelle nei boschi agricole, e nelle certo. faccende agricole. Allora, certo. Qual è il piatto che tu ci preparerai allora, oggi? Allora, il piatto che io preparerò adesso si chiama pestis. È composto di rape, che sì. qui le vedete crude. Questa è la qualità. Sono questa rape... è la qualità. Aspetta che ce le fanno... inquadriamo, sono le rape bianche, sì, vedete, rape non bianche, sono rosse. No, rape bianche. Rape bianche che vengono macerate, sì. vengono sbollettate nell'acqua sì. bollente, poi messe in una tinozza e vengono, sì, prima sbollettate e poi messe nella tinozza, poi vengono pestate così. Con l'accetta come stai facendo con l'accetta, come faccio io, ridotte in... In pezzettini in piccoli? In pezzettini molto piccoli. Cosa ci stanno qua? Rape così. E che verdura c'è mescolata? La foglia della rapa. Ah, è vero, perché ragione, si consuma tutto, rapa. Sì, è la foglia della rapa. E questo... come si chiama questo? Si chiama nel nostro dialetto pestaffa. Pestaffa, sì, perfetto. Perché è un vabbè. Oggetto che si pesta. Allora, le rape saranno la base del pestis, del tuo del piatto. Pestis. Allora, noi incominciamo fa? Con il mettere un po' di burro. Facciamo un soffritto. Va bene, ti seguiremo adesso. Il soffritto sì. sarà, dimmi gli ingredienti. Burro, allora, burro, cipolla, olio, un po' di cipolla. Perfetto. E intanto lo facciamo andare. E a parte tu farai una cosa con la polenta, a vero? A parte io farò, noi lo chiamiamo brodo di polenta. Ecco, non l'ho mai sentito io il brodo di polenta, che cos'è? Dunque, abbiamo dell'acqua, è una polenta molto molto leggera, che poi lo metteremo assieme al pestis quando tutto è pronto. E metteremo anche quanta la quanta polenta salsiccia. Versi? Mi fai vedere quanta polenta sì. versi nel... Lo verserò... Le dosi? E finché viene un po'... Quindi deve essere una polenta lenta, quindi lenta, non deve addensare, lenta, deve rimanere liquidina. Deve rimanere liquida, appunto per quello si chiama brodo di polenta. Va bene, allora mentre tu vai avanti, sì. io voglio tornare... da Natascia arrivo tra un po', Natascia Toneguti della Proloco che ci racconterà sì. del paese, ma voglio tornare da Rosina. Rosina, raccontami, in che epoca le donne partivano per andare a vendere tutti questi strumenti di legno fatti dagli uomini? Sì, dunque, andavano in primavera e autunno, quando cioè non c'era niente da fare in campagna, perché allora la stagione era morta. E quanto tempo stavate fuori casa? 2-3 mesi. E dove dormivate? Nei fienili. Ah, quindi proprio voi andavate sì, via con la vostra gerla esatto, in compagnia sì. di più donne, non sì, è che sì, si partiva sì, da sola? Sì, sì, sì. Con le bambine anche? No, a volte portavano anche i bambini, allora. Sì, sì. E andavate fuori per 2 o 3 mesi? Sì, sì. E giravate tutta la regione? Sì, sì, sì. Ci sono state donne che hanno partorito anche per viaggio. Ma pensa, sì, che sì. cosa dura. E in autunno andavate pure?
Sì, in autunno anche, sì. Però per meno tempo, vero? Meno tempo, sì, perché poi veniva freddo e ci si ritirava. Ecco. Sì. E invece Luigi, tu sei un artigiano del legno da sempre, vero? Sì, però mi dicevi che lavori d'inverno, d'estate non puoi. 4 mesi d'inverno, sì. Perché d'inverno, d'estate non puoi? C'è la neve, si sta a casa, si fa questi lavori qua. D'estate invece uno c'ha il lavoro, sì, nei campi. Campi nella finagione. Chi ti ha insegnato a lavorare il legno? Mio padre. Tuo padre, eh? E adesso cosa ci stai facendo? Un mestolo, a che punto sei arrivato? Alla fine quasi. Eh? Quasi alla fine. Quasi alla fine? Sì, sì. Infatti ti abbiamo visto, sei stato velocissimo, una cosa impressionante. È quello il ritmo. Natascia, dimmi com'è fatta Cimolais, allora, quali sono le sue caratteristiche, le sue bellezze? Sì, Cimolais è un paesino in provincia di Pordenone con 420 abitanti, è situato nel cuore delle Dolomiti friulane, che è patrimonio dell'UNESCO da giugno di quest'anno. Caratteristica fondamentale di Cimolais è il campanile di Valmontanaia, che è un'aguglia di 300 metri e si trova a un'altitudine di 2173. Questa che stiamo vedendo in questo momento. Questa che stiamo vedendo in questo perché momento. Che sembra scolpita, invece è tutta naturale. Esatto, esatto. È stata scolpita dagli agenti atmosferici nel corso dei decenni. È meta di molti scalatori, di molti alpinisti, fin dal 1900, quando è stata scalata per la prima volta da scalatori alpinisti austriaci. Beh, un'altra bellezza di Cimolais può essere il parco faunistico Piana Pinedo con la fattoria didattica, dove possiamo ammirare gli animali, cervi, camosci in semilibertà, quindi possiamo fare delle passeggiate, escursioni molto belle. Bello. Allora fammi tornare da Teresa. Allora Teresa, sì, questo pestit praticamente tu hai messo, ovviamente noi qua facciamo vedere il procedimento, sì, sì, poi sì, i tempi sì, della cucina sì, sono sì, più lunghi. Tu sì, praticamente hai messo le rape con il soffitto di cipolla, esatto, olio e burro. Adesso ho hai messo salsiccia. Ah, la salsiccia. Fresca. Viene lasciata un po' soffriggere anche lei. Certo. E poi metterò il brodo di polenta. Il brodo di polenta, ovviamente. Metterai piano piano e lo lascio cuocere. Certo, il brodo di polenta. Fatto questo, metto anche delle mele. Anche delle mele? Anche ci vanno delle dentro? Mele, certo. Che bello questo anche piatto. Delle mele. E lo lasci andare per quanto tempo? Circa un'oretta. Circa un'oretta. Circa un'oretta. Va bene. Allora, mentre cuoce il nostro coso, voglio tornare da Luigi. Luigi, mi sì, parli degli strumenti su cui stai lavorando? Su cosa sei seduto, Luigi? Su questa panca qua, sì. Sì, questa l'hai costruita tu? Sì, sì. Che sì, bella che è. Quanto tempo è che 50 ci l'hai? Anni già. 50 qua, anni che ci lavori? Sì, sì, 50. Mamma mia. E invece questa che cosa serve? Questo che abbiamo portato qua in studio? Intorno a pedale che serve. Era l'altro specialista lì. Ah, ok. Sì, pure, sì, fare queste cose lì. Eppure questo è tuo, l'hai costruito no, tu? No, questo no, fa parte. Io faccio questo lavoro qua. Questo sì, qui. Ah, era per fare questo. Natascia, per fare invece le coppe. Esatto, per fare sì, le coppe. Ok, tu non le fai le coppe no, invece Luigi, fai soltanto. No, ognuno ha la sua specifico, ok. Mi dicevi che i cucchiai di legno piccoli come stai facendo adesso non si fanno più tanto, vero? No, si fanno, ma non c'è più nessuno che li fa. Che li sa fare. Allora, adesso prima di vedere qualche prodotto tradizionale che ci avete portato, Teresa, il risultato sì, è questo, vero? Lo possiamo far vedere? Questo. Che è questo. Certo. E questo con cosa lo mangiate voi? Questo il lo pastis? Mangiamo assieme al cotechino. Ah, ok. E lì. Assieme un po' di cotechino e alla polenta. Polenta. Quindi sì, un piatto bello per così, quando è inverno, fa freddo, certo, e non ha bisogno certo, di energia. È anche molto buono. Allora, Natascia, questo invece che cos'è? Allora, questo è un prodotto tipico friulano, cimogliano, che è la petuccia, che è praticamente un salume molto speziato ed è caratteristico perché si presta alla conservazione durante certo, il periodo invernale. Poi ci avete portato dei formaggi freschi. Poi abbiamo freschi, il formaggio fresco, come sì, lo chiamate? La balaccia. La balaccia. E poi delle torte che delle fatto torte e il è un dolce di polenta, quello di grano. Esatto, grano e acqua. Che bello. Grazie davvero, grazie alla Proloco, agli amici di Cimolais di Pordenone, davvero grazie a tutti.